Ora che abbiamo recuperato la valigetta di Momo, dovremmo scappare da qui. Sì, se non fosse che Momo è già arrivata ed è di lì. Ma perché ci ritroviamo sempre in queste brutte situazioni? E io che ne posso sapere? Adesso ci toccherà aspettare che Momo vada via da qui. Oppure proponi di uscire e correre direttamente via. No, no, Robby, dobbiamo aspettare che lei vada via. E poi possiamo fuggire via con la valigetta. E allora ci toccherà aspettare. Dani, controlla un po'. Che sta facendo Momo? Non lo so, Robby, ma sta cercando qualcosa. Ma proprio adesso doveva venire qui? Adesso si è messa a cercare un libro. L'altra volta, quando ha trovato il libro giusto, ha imparato a parlare. Questa storia dei libri non mi piace. Che sta facendo, Dani? Non mi dire che si è messa a leggere. Robby, cattive notizie. Si è messa a leggere. Chissà per quanto tempo rimarremo qui ad aspettare che Momo si allontani. Ma ha appena lanciato un libro. Non si trattano così i libri. Almeno non ha trovato quello che le serviva. Non ancora, perlomeno. Dato che dobbiamo aspettare che Momo vada via, che ne dici di aprire questa valigetta? Lo so, Dani, che anche tu la vuoi aprire. No, Robby, questo non è il momento giusto per aprirla. Perché non è il momento adatto per aprirla? Guardala, è bellissima. Sta proprio dicendo: Robby, aprimi, Robby, aprimi. E se quella valigetta contenesse qualcosa di brutto? Non lo so, però sono troppo curioso. Secondo voi cosa c'è nella valigetta? Dani, io direi di aprirla adesso. Metti che contiene tipo del cibo o tipo qualcosa di magico e invincibile per battere Momo? Magari ci fosse del cibo, io ho tanta fame. Dani, che cosa pensi? Non possiamo aprirla adesso. Potrebbe essere troppo rischioso. Rischioso è il mio secondo nome. Adesso l'apro. Un saluto a Luigi Casaburi, che è diventato un amico di Dani e Robby. Fermo, Robby, ho sentito un rumore. Vediamo che cosa sta succedendo. Robby, Momo sta andando via. Robby, ho una buona notizia e anche una cattiva. Hai detto che Momo è andata via, quindi suppongo sia quella la buona notizia. Dimmi direttamente la cattiva. Robby, Momo è andata proprio dove c'è la via d'uscita per uscire da questa casa abbandonata. Oh no, siamo ancora più in trappola quindi. E ora che facciamo? Hai qualche idea? Sì, Robby, dobbiamo fare il giro più largo. Quindi ci toccherà andare nel salone. Oppure mi lasci finalmente aprire la valigetta e scopriamo il contenuto. Dammi quella valigetta, subito, immediatamente. Ok, tieni. Robby, andiamo. Ok, Dani, ti seguo. Sai giù, potrebbe tornare da un momento all'altro. Allora, il nostro piano è raggiungere la porta lì avanti a noi. Presto. Corri, 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 corri. Ho sentito dei rumori nel salone. Sarà meglio andare a controllare. Dani, ho sentito dei rumori. Mi sa che Momo sta venendo qui. Presto, nascondiamoci. Sì. Dani, sembra un'eternità che stiamo nascosti, ma Momo è dall'altra parte di questo tavolo. Perché Robby sta scrivendo tutte quelle cose? Cosa vuoi che ne sappia io, Dani? Spero soltanto di riuscire ad andare via da questa casa il prima possibile. Io non ce la faccio più.
Mi sto anche annoiando tantissimo. Dani, e se aprissimo la valigetta per vedere cosa contiene? Quasi quasi. No, la valigetta non può essere aperta adesso. Non cercare di convincermi. Uffa, c'ero quasi riuscito. Veloce, Dani, veloce! Apri, apri! Oh no, Robby! Cosa ci fate lì? Ma quella è la mia valigetta! Ridatemela subito! Momo, guarda che sono diventato un mago anche io, eh! Sta ferma lì oppure ti lancio un incantesimo! Ma quale incantesimo? Stupido ragazzino! Robby, ma tu non conosci nessun incantesimo? Shh, lei non lo sa, magari ci crede! Pizza, Gran Turco e Nutella! Ora, Dani, è il momento di fuggire! Bravo, Robby, ha funzionato! Andiamo! Siamo salvi! Sì, Robby, andiamo via di qui! Tu vuoi che io ti apra? Io non lo so! Tu vuoi che io ti apra adesso? Non importa quello che ha detto Dani! Io voglio aprirti! Voglio sapere cosa c'è dentro di te! Ah, sono troppo curioso, ma se aprissi questa valigetta adesso, Dani si arrabbierebbe tantissimo con me! C'è solo una cosa che posso fare adesso, chiamerò Dani e le chiederò il permesso! Devo convincere Dani a farmi aprire la valigetta! Dai, speriamo che risponda! Pronto? Dani? Dimmi! Io sto qui con la valigetta di Momo e voglio aprirla! No, Robby, ti ho detto che non la puoi aprire, quella cosa può essere pericolosa! No, ma io voglio vedere cosa c'è dentro! Ci saranno tante cose bellissime, io lo so, devo aprirla, Dani! Mi sta dicendo la valigetta, aprimi! No, Robby, guarda che se lo fai, ti assumi tu tutte le responsabilità! Anzi, no, ti ho detto che non devi, non puoi aprirla! Uffa, Dani, ma io la voglio aprire! Ma che cosa mi fai se la apro senza di te? No, Robby, non puoi aprirla. Ti lascio. Sì, ho deciso, ti lascio. Uffa, e va bene. Però quando vieni tu la apriamo. Quando vengo io, ma poi vediamo che cosa fare. Va bene, ciao. Ciao, mi raccomando. Va bene. Dannata valigetta di Momo. Io sono curiosissimo di aprirla, ma Dani non vuole. Che cosa dovrei fare? A quanto pare dovrò aspettare che Dani arrivi qui per poterla aprire. Non vedo l'ora!